Rieccoci a Primo Tempo, ben ritrovati. Ora è il momento della nostra rubrica dedicata al risparmio. E oggi parliamo di quello che da sempre è considerato l'investimento principe delle famiglie italiane, l'immobile, la casa. Ne parliamo con gli esperti di immobiliare.it e qui con noi l'amministratore delegato Carlo Giordano. Ben trovato, buongiorno. Ben trovati. Carlo, il discorso di oggi va un po' a fare ordine su quelle che sono, su quello che è l'andamento del mercato immobiliare, che a quanto sembra segue un trend ormai da diversi anni, vuoi per la crisi, vuoi per altre motivazioni, un trend in netta discesa. Cosa succede? Sì, il mercato del 2012 ha avuto un altro anno difficile, molto difficile, e c'è stata un'ulteriore contrazione delle compravendite, quindi quanti immobili sono stati comprati o barra venduti dagli italiani, di meno 20% rispetto al 2011. Meno 20%, 20 è tantissimo. Sì, anche perché poi va cumulato su 6 anni di numeri negativi. Se io prendo il numero delle compravendite nel 2006 e lo confronto col numero attuale, siamo vicini a un meno 50%, sembra quasi che metà degli italiani siano andati via dal nostro paese, e che è un numero non trovato, non vissuto negli anni passati. E ogni tanto si dice è un po' colpa dell'IMU, è colpa della crisi. In realtà l'IMU in realtà pochissimo, credo, perché l'IMU è stata introdotta corretto. Proprio... E quello è stato l'ultimo colpo, no? L'ultima... è stata un po' l'ultima... E in realtà bisognerebbe vederlo in un senso molto più ampio, no? Partiamo da... dal 1995. A proposito di senso ampio, Carlo, questo grafico, questa curva di ciò che sta accadendo la dice lunga. In basso abbiamo il tempo, lo scorrere le linee del tempo, per cui dall'84 al 2013 praticamente, e nella colonna sono le cifre, i dati, il numero di compravendite che vengono fatte, corretto? In migliaia, esatto. In migliaia, quindi se siamo arrivati al picco nel 2006. Di quasi 900.000, esatto, compravendite, oggi siamo tornati ai livelli di 30 anni fa, quasi, si, esatto, potrebbe riassumere, esatto, in questo modo. Corretto. E il mercato italiano ha visto un ritmo di grande crescita dal 1995 fino per 10 anni fino al 2006. Ragioniamoci dietro cosa è successo. E fino al 1995 le famiglie italiane avevano un livello di indebitamento molto basso, eravamo capaci di risparmiare molto, e quindi prendevamo i nostri soldi e il primo, l'hai detto tu all'inizio, no? Il primo punto di riferimento era la casa. Magari era la casa per il figlio, la figlia si sposa, il figlio si sposa, i genitori aiutano, esatto, a comprare la casa, quello che abbiamo visto succedere. Oggi questo non succede più. E dal 95 proprio c'è stata un'erosione sulla nostra capacità di risparmio, quindi cosa è successo? Il costo della casa è cresciuto molto rispetto al nostro salario medio. Non ce ne siamo accorti perché i mutui hanno sostenuto la crescita. Quindi se nel 95 avevo bisogno di relativamente poco mutuo per comprare casa, negli anni dopo avevo più bisogno di più mutuo, però la banca me lo dava. E quindi il mercato ha tirato, no? Quindi fondamentale nelle famiglie comprare casa. Era possibile, fino al 2006 siamo cresciuti al galoppo. 2006, tempesta perfetta, tutto contro. Ci siamo resi conto che il costo degli immobili, ma proprio per fare un riferimento, se prendo il costo di un immobile nel 2006 rispetto al reddito medio, è cresciuto rispetto al 95 del 50%. Quindi non sono cresciuti i salari, gli immobili sono cresciuti del 50%. Però gli italiani erano comunque disposti a fare quel sacrificio in più, anche se il prezzo era piuttosto alto, e alto anche rispetto ai salari, però ci si indebitava, esatto, il mutuo. La banca, che poi il mutuo è un indebitamento che piace, nel senso che tra virgolette è un risparmio, no? Mi aiuta a risparmiare e nel tempo io compro l'immobile. Certo, quante volte abbiamo sentito, preferisco pagare il mutuo che non l'affitto. Bravissimo. È la classica frase. Nel 2006 ci si è resi conto che gli immobili costavano tanto rispetto al nostro reddito, ci siamo resi conto che le banche non mi davano più il mutuo, e a quel punto lì il mercato è crollato. Ecco, ma il mercato è crollato, quando si parla poi di immobili, Giordano, il punto è che non stiamo parlando in Italia banalmente di un investimento, si investe in bot, si investe in conti deposito o in altre misure. Stiamo parlando di un investimento che ha a che fare anche con l'emotività, come dicevamo prima, la famiglia, si sposano i figli, allora gli si compra una nuova casa, il ragazzo va a studiare fuori, allora si compra una casa nella città dove va a studiare. Cioè c'è anche un sentimento dietro l'acquisto di ogni immobile, o magari la casa
della vita, la casa in cui ci si crea una famiglia. Allora, come cambiano anche questi aspetti dal punto di vista sociologico, emotivo? Ha provato a indagarlo Cristina Di Conzo, che è la nostra redattrice, che è andata alla presentazione dei dati dell'osservatorio di immobiliare.it, dove oltre ai dati più tecnici che stiamo affrontando anche nella nostra trasmissione, che continueremo ad affrontare dopo, si è parlato anche dei dati più emotivi, più sociologici del mercato immobiliare. Vediamo Cristina. Il mercato immobiliare sta cambiando, complice la crisi. Qui alla presentazione del rapporto semestrale del mercato immobiliare, gli esperti cercano di delineare quelli che sono i cambiamenti e le nuove tendenze sul mercato della casa in Italia. Ma come cambia la percezione del bene casa? Facciamo qualche domanda alla professoressa Zajcik. Ogni famiglia italiana da sempre investe i propri risparmi sull'acquisto della prima casa. Oggi questa possibilità a volte è preclusa da condizioni economiche non sempre favorevoli. Pensa che questo possa influire sulla società e sul sentimento di sicurezza nel futuro degli italiani? In linea di massima sì, perché tutto ciò che fa parte di una consuetudine, di una tradizione, quando viene meno, in qualche modo rompe, come dire, uno schema anche mentale. Per quanto riguarda i giovani, sono i genitori, suoceri, eccetera, che contribuiscono direttamente, completamente o parzialmente a far sì che il figlio o figlia possa appunto avere una casa in proprietà. È chiaro che questo mette in discussione un certo tipo di futuro sia per l'adulto e naturalmente anche per i giovani, che sono appunto abituati a vivere in una società come quella italiana, che fa della proprietà della casa un elemento ovvio, automatico. Si sperimentano anche nuovi modelli come il co-housing e l'house sharing, modelli meno vicino alla nostra tradizione. Pensa che entreranno a far parte della nostra cultura? Beh, sono due modelli diversi. È vero che hanno un elemento di condivisione, però il co-housing fa riferimento comunque a delle famiglie che decidono, come dire, di condividere degli spazi pubblici in un immobile, ma in cui il senso del privato rimane ancora molto forte. E invece il condividere gli spazi di un appartamento sono una modalità effettivamente molto, come dire, molto nuova, ancora più nuova del co-housing, e certamente legata anche alla crisi. Io credo che saranno due forme che diventeranno però patrimonio, insomma, no? di un cambiamento nel modo di abitare, soprattutto dei più giovani. Stando alla professoressa Zajcik, dobbiamo un po' dimenticarci questo vecchio schema della casa di proprietà, ma guardare anche altrove, ad altri modi per abitare. Nella dinamica che ci hai descritto fin dopo il 2006, quindi questo crollo delle compravendite, i prezzi hanno seguito un po' questo trend e sono diminuiti, sono calati? Sono calati, ma non nella proporzione che si aspetterebbe di fronte a un meno 48% nelle compravendite. Se fosse stato il mercato dei salami, dei prosciutti, sarebbe crollato molto di più. E sarebbe stato quasi lineare, nel senso del rapporto, diminuisce la domanda, allora il prezzo si diminuisce in proporzione per ricreare la domanda. E nel mondo immobiliare non succede, beh, innanzitutto perché il proprietario italiano è un piccolo proprietario. Le case non sono in mano a imprenditori, ma sono i risparmi delle famiglie, quindi nessuno svende il proprio risparmio fatto magari in 20 o 30 anni di sacrifici, e quindi si aspetta. Tipicamente in questo momento in Italia c'è per il mondo immobiliare un momento di attesa, e poi uno dice: dopo 6 anni cosa stiamo attendendo? No, perché verrebbe un po' questa domanda. E quindi i primi proprietari cominciano ad accettare che è bene ridurre la domanda, perché tanto il mercato non riconoscerà più quel prezzo. Cioè ridurre le aspettative di realizzo, prezzo. Insomma. E quindi in effetti quest'anno abbiamo vissuto, dipende dalla... Di quanto è calato? E dipende dalle zone, no? Ovviamente nelle zone metropolitane il prezzo adesso si è ridotto di più perché era salito di più, mentre invece nella periferia il prezzo dell'immobile era salito di meno e quindi si è ridotto un po' di meno. Il Sud Italia soffre più del Nord Italia, il Nord Italia difende di più il mercato del lavoro e quindi c'è ancora più ricchezza che non nel Sud Italia si vende di più.
comunque per molti analisti questo è un momento buono per comprare casa, perché ahimè se lo puoi, pochi che ormai se la possono permettere. È corretto il punto. Chi oggi ha la disponibilità economica, quindi chi oggi ha bisogno di minore aiuto della banca, può trovare delle buone opportunità di acquisto perché c'è tanta offerta sul mercato. Le compravendite così basse si possono leggere come c'è anche tanta offerta in questo momento. Non chiudendo le transazioni rimane tanto proposta immobiliare sul mercato, quindi chi ha possibilità di comprare può fare ottimi acquisti. Per quanto riguarda sempre le variazioni di prezzo, ci aspettiamo in questo 2013, ne abbiamo appena assaggiato questo inizio 2013, sostanzialmente una linea costante, continuare le tendenze che abbiamo visto negli anni scorsi. Continueranno ancora anche nel prossimo trimestre, nel prossimo semestre? Sì, l'aspettativa è il mercato immobiliare, le compravendite dovremmo aver raggiunto un minimo, quindi in compravendita dovrebbe riprendere il mercato. Cioè siamo al punto più basso. Siamo adesso al punto più basso, sì, perché l'Italia è un paese. Ne sei sicuro? Di sicuro ormai, dopo tutti questi anni, non c'è più nulla, però effettivamente 450.000 compravendite per un paese come l'Italia sono poche. E è difficile pensare che le nuove coppie, l'evoluzione della stessa società non porti a nuove compravendite. Ma lo stesso ingresso degli extracomunitari che si rivolgono a un mercato immobiliare di scarsa qualità lo tengono vivo. Quindi dico, si valuta per la dimensione del nostro paese da 60 milioni di abitanti che è questo numero piccolo. E le stesse banche hanno iniziato a rivalutare con attenzione il valore dell'immobiliare. Ovviamente sono cambiate le condizioni, il mutuo al 100% non è neanche più pensabile. Una banca lo eroga, tra virgolette, con serenità, ma tra virgolette al 60%. Lo eroga con un approccio diverso rispetto al passato. Non piace più per macro tipologie il contabile dei 45 anni, tempo indeterminato. Perché con la crisi è uno di quei soggetti. Invece torna a piacere l'idraulico. L'idraulico è sicuramente una categoria professionale che ha capacità di risparmio e che ha una sicurezza sul percorso lavorativo più forte. Piace il giovane più dell'anziano. Quindi dico, le stesse banche hanno rivalutato il percorso. Quindi ci aspettiamo che il numero di compravendite ritorni quantomeno a salire o quantomeno resti stabile. Esatto, bravissimo. E i prezzi? I prezzi continuano invece una lenta discesa proprio perché è un mercato non perfetto. I proprietari si sono un po' intimoriti. E un grande effetto dell'IMU è una presa di coscienza che l'immobile di proprietà costa. E su questo c'è anche una cattivissima notizia a tendere. Gli affitti, no? E uno dice, quanto è costata l'IMU ai proprietari? L'IMU ai proprietari è costata, se lo volesse recuperare sull'affitto, la richiesta di aumentare un affitto medio del 10-11%. Lo può fare subito, no? Perché i contratti sono a 4+4. Certo. Però alle scadenze è atteso che il proprietario dovrà dire, io devo rivalutare il mio canone di locazione che ti chiedo a te conduttore, perché se no non ho più il valore di reddito che avevo dall'immobile. E quindi di nuovo dipenderà dal mercato. Se il mercato tornerà a tirare, certo, per gli inquilini costerà di più. Se il mercato rimane depresso e quindi il proprietario ha l'ansia che non sarebbe capace di rimettere nel mercato, dovrebbe tornare a valutare, ma generalmente cercherà più di uscirne e quindi cercherà di venderlo. E, di nuovo e quindi un nuovo calo. Quindi dico, non è un mercato facile. Di sicuro rispetto ai primi anni della crisi c'è più coscienza dei proprietari che non si può aspettare. Ringraziamo Carlo Giordano di immobiliare.it per questi approfondimenti. Grazie Carlo. Grazie a voi. È tutto per i nostri soldi ed è tutto anche per la nostra puntata di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento se volete come sempre domani mattina sul canale 27 Class TV.